Oltre 30 partecipanti per la prima edizione del Premio di Arte Contemporanea L'Eterno Femminino, organizzato dal Circolo Culturale Arianna con il patrocinio del Comune di Napoli, all'interno del complesso monumentale della Chiesa di San Severo al Pendino. Donne e uomini hanno affrontato, mediante tele e altre creazioni, l'universo femminile nella sua immutabilità, ma anche nel suo divenire alla luce della situazione attuale che vive la donna tra Oriente e Occidente, Nord e Sud, della mappa geopolitica e soprattutto del panorama culturale. A presiedere la giuria è il critico Carlo Roberto Sciascia, intervenuto ai nostri microfoni insieme alla curatrice Gina Affinito. L'Eterno Femminino è proprio un titolo che descrive praticamente ciò che si è fatto in particolare nel Novecento e ancora c'è molto da fare nel 2000, cioè per portare la donna alla piena dignità con diritti e doveri così come l'uomo, senza nascondere che avendo caratteristiche diverse, essendo molto diversa dall'uomo, non deve cercare di subentrare al posto dell'uomo come l'uomo. Gli artisti si sono resi molto ma molto partecipi, hanno sentito molto il tema proposto. Devo dire la verità, la maggior parte sono donne campane, e emerge dai loro lavori, dal loro operato armonia, bellezza, femminilità appunto. Da parte invece degli uomini, degli artisti uomini, ho notato ammonimento, consapevolezza, riservatezza rispetto al tema, che è un tema comunque di spessore. Durante il vernissaggio della mostra, che resterà aperta al pubblico sino al 13 marzo, una degustazione di vino campano è stata proposta dall'azienda Il Calice. Nelle parole del referente Pietro Ciavola, l'importanza della collaborazione tra le due eccellenze italiane, arte ed enogastronomia. Il binomio enogastronomia ed arte è fondamentale ed è stato uno dei motivi che ha indotto sei amici ad avventurarsi su dei percorsi dove la cultura, l'arte e l'amore per il vino si intrecciano in maniera indissolubile. Portare avanti questo progetto chiaramente stimola anche le aziende locali ad investire e ad investire oggi nella cultura, nell'arte e nell'amore per esempio per il vino, potrebbe essere la chiave di volta anche per lo sviluppo di risorse direi quasi fondamentali della nostra terra.